Per me le cinque parole per rifondare la città o il concetto di città sono: la prima è luce, perché penso che la luce sia l'elemento fondamentale per costruire, prima ancora che ricostruire qualunque struttura sociale, sia essa fatta da persone che da abitazioni. La seconda è rivoluzione. Perché credo che dalle macerie, per esempio io vengo da una città che ha tante macerie, non soltanto fisiche, che è Palermo, dalle macerie si risorga soltanto con una vera e propria rivoluzione che sta nel fatto di guardare in maniera diversa le cose, uno sguardo rivoluzionario sulle cose. La terza è speranza, e non posso non mettere tra le cinque parole questa, perché è la parola che assolutamente serve per affrontare con coraggio ogni giorno le fatiche di una ricostruzione. La quarta è opportunità, cioè capendo che cioè il capire che una città nuova è un'opportunità nuova di vita, che una nuova città è l'opportunità, è una seconda chance che tutti i cittadini di quella città hanno per tornare a vivere davvero bene e in civiltà in questa città da rifondare. Però l'ultima parola è coraggio, nel senso che sembra abbastanza un po' vaga alle volte dire coraggio, però ecco, io ritorno al posto da cui vengo, alla città da cui vengo, quindi Palermo, e se dovesse essere ricostruita occorrerebbe avere tanto coraggio, perché Palermo, per esempio, come Napoli, come tante città che vivono in realtà difficili, sono città in cui per viverle realmente devi avere coraggio ogni giorno, e quindi un coraggio maggiore nel caso dovessi ripensare e ricostruire queste città.